In questi giorni ho presentato una question time, cioè un'interrogazione al Consiglio regionale, perché si è evidenziato all'ospedale di Crema che sono stati fatti esami del sangue per il paradormone, che è appunto un esame che è sballato e questo errore è dovuto a un kit fornito da una multinazionale americana che ha evidenziato il valore in aumento del 40% in più, cosa che non avrebbe dovuto essere. 3.400 in un anno a Crema vuol dire che ce ne sono almeno, secondo me, altre migliaia negli ospedali lombardi. E questo è una grande preoccupazione, perché poi bisogna capire queste persone se sono state curate per un problema che evidentemente non hanno. Quindi questa interrogazione è stata presentata, io spero che l'assessore Mantovani dia delle risposte concrete, che ci siano effettivamente delle ripercussioni poi nei confronti di un fornitore che ha dato qualcosa che non funzionava. Quando si parla e si tratta della sanità delle persone, questi argomenti devono essere presi appunto con le pinze.